Quarta corsa, confronto per eh, ottimi soggetti di 5-6 anni. Solo in 5 dietro le ali della macchina. 1 Darwin Wise L, 2 Cheyenne Gar, 3, Demone dei 20, 4 Downtown S. 5 Diana Piz, 1,30 Demone dei 20, 3,50, Downtown S. Macchina che prende velocità, si prepara al lancio. Di galoppo demone dei 20. In un metro Diana Piz al comando. E così Diana Pizz in vantaggio nei confronti di Darwin Wise L. Poi Cheyenne Gar, Downtown AS. Arriva la squalifica per Demone dei 20. così netto favorito è fuori. 200 in 16 e 1 addirittura. Al comando Diana Pizz che ferma all'esterno. Cheyenne Gar in corda Darwin Wise L. Ultima posizione per Downtown AS. E così se ne vengono a completare, si vengono a completare i 400 metri in 32,4, Diana Pizz a ritmo blandissimo al comando, all'esterno c'è che non ha interesse a farla accelerare, in corda Darwin Weisel, va a fare la seconda pariglia esterna, invece Downtown AS 49 per i primi 600 metri di corsa, è vero che adesso sta piovendo forte, però i cavalli... Stanno veramente andando piano in questa fase. Primo giro, passato in 1, 4 e 7, viene privato dei tappi estraibili, downtown AS, Ho un giro dalla conclusione sul piede dell'1 e 21. Vantaggio Diana Pizz in seconda posizione, Darwin l di fuori, Chayengar in attesa ancora downtown AS, 1,20 e mezzo il primo chilometro. Diana Pizza accelera, al suo esterno c'è Cheyenne Gar, in corda Darwin Wise, galoppa Cheyenne Gar, sposta Downtown a S che dà la bordata sulla retta opposta alle tribune. 14-8 ma Downtown S ha decisamente fatto accelerare Diana Pizza e la sopravanza a metà della piegata conclusiva. In corda ancora Darwin Wise, L, insiste Downtown S all'attacco di Diana Pizza all'ingresso della dirittura d'arrivo. Diana e downtown alle prese, la frazione in 14-1, Diana Pizza ancora. Qualcosa davanti a Downtown che si è un po' fermato lì? Diana Pizz riparte e vince nei confronti di Downtown S. Al terzo, Darwin Wise L. 28 e 2 ad arrivare. 1.16-9 Ragguaglio cronometrico: Diana Pizz, Maurizio Cheli per Giorgio Gallo. I colori di Johnny Pizzolato segno in percorso di testa, chilometro lentissimo, la bordata di Downtown S è severissima, ma la figlia di Norepli è tenace e riparte nel finale. Downtown S probabilmente paga un po' il rientro, rimane lì, non riesce a continuare nello sforzo. E così Diana Pizza viene a vincere su Downtown S, Darwin Wise L 5-4-1 in numeri, l'arrivo della quarta.